Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off anymore. Cari amici, questa sera desidero aprirvi il mio cuore per ringraziare con voi il Signore che ci ha fatto incontrare e conoscere in questa amata diocesi di Torino. Dio mi è testimone del profondo affetto che ho maturato in questi 2 anni e mezzo per ciascuno di voi in Cristo Gesù. Voi mi siete divenuti cari, tanto che vorrei darvi non solo la mia fede, il mio entusiasmo per Cristo e per la Chiesa, ma anche tutto me stesso, per farvi comprendere quanto preziosa sia la vostra amicizia e dunque quanto grande sia anche la stima che ho per voi. Che cercate? Questa è la domanda che Gesù rivolge a Giovanni e Andrea, che lo seguono, che poi staranno con lui fino alle 4 del pomeriggio. È la domanda che Giovanni Paolo II, mi ricorda, ha rivolto ai giovani della GMG, della Giornata Mondiale dei Giovani a Roma. Che cercate? Chi siete venuti a cercare? E si è levato un grido tra quei 2 milioni di giovani: Gesù Cristo, Gesù Cristo. Sì, carissimi giovani, non cessate mai di cercare il Signore. Restate saldi nella volontà di incontrarlo e amarlo. Rendete piena la mia gioia, poi mostrandovi generosi e forti nel servire le vostre comunità, affinché imparino da voi ad essere cariche di speranza, di fede, non abbiano paura di camminare nel mondo di oggi con il coraggio dei martiri, la santità dei confessori della fede, l'amore delle vergini, l'unità degli sposi, la perseveranza dei costruttori di giustizia e di pace. Perché a voi è stata concessa dal Signore questa grazia di essere nella Chiesa come il lievito nella pasta, produttori di fermenti positivi, di speranza, di rinnovamento, di gioia che contagia i cuori di tutti. Vi confesso poi che ho un altro desiderio profondo nel mio cuore. Quando incontro i giovani nella visita pastorale, sento forte la nostalgia di tanti altri ragazzi e giovani che non vedrò mai magari nelle parrocchie, perché non vengono, non frequentano, le hanno abbandonate. Io prego il Signore anche per loro e chiedo a voi di aiutarmi a raggiungerli. Vorrei che voi foste la mia voce, foste il mio cuore, foste le mie labbra, i miei occhi, perché la festa non può cominciare senza di loro. Nessun giovane deve andare perduto perché Gesù lo ama e lo desidera. E ogni giovane deve saperlo e deve sentirsi amato da lui. Quindi dobbiamo lavorare insieme, perché a tutti giunga la proposta positiva e gioiosa di Cristo e del Vangelo. Cari amici, il Signore vi renda disponibile ad accogliere la vocazione che ha scelto per ciascuno di voi. Vi dia la forza del suo spirito per seguirla senza incertezze e rimandi, ma prontamente, con fiducia, anche quando essa sembra un traguardo impossibile ed esige il coraggio di rischiare nel suo nome l'intera esistenza. Io vi dico con molta sincerità, vi invito, volate alto, perché il nostro non è il Dio delle pianure, è il Dio delle vette. A noi tocca saper ascoltare la sua voce, seguire quanto ci ispira nel cuore, senza timore. Chi segue Cristo trova la sua vera felicità e diventa a sua volta testimone di gioia per gli altri. Però occorre un cuore grande, pronto ad osare con coraggio l'avventura più stupenda della vita, che è quella di fidarsi del Signore e scommettere su di Lui il nostro futuro. Dio allora ci sorprenderà al di là delle nostre debolezze e mediocrità e ci aprirà orizzonti meravigliosi che nemmeno i nostri sogni più belli ci fanno sperare. Avanti dunque, cari amici, con gioia e coraggio sulla strada del Sinodo, senza stancarvi, senza voltarvi indietro,
ma protesi sempre verso mete più grandi e più alte, di fede, di fraternità, di testimonianza. Vi benedico e vi saluto con affetto. Ciao a tutti!